Tifosi giallorossi, ben trovati, giorno speciale, giorno particolare perché oggi è il compleanno del nostro capitano Francesco Totti, è anche il compleanno di Romaciane, ma questo passa sicuramente in secondo piano perché insomma Romaciane ha cominciato il 27 settembre del 2000. Francesco, prime sensazioni, certo noi ti vediamo sempre in una forma straordinaria, sembri tornare indietro invece di andare avanti. Vabbè, mi devo mantenere, anche perché a quest'età se non ti mantieni... e rischi di finire prima possibile, perciò cerco sempre di mantenermi e di farmi trovare a disposizione. Quali sono le tue sensazioni oggi? Chi è stato il primo a farti gli auguri? Insomma, raccontaci un po' questa mattinata. Ma gli auguri ce ne sono stati tantissimi, già ieri a mezzanotte sono arrivati. Hanno fatto la gara, sì, infatti ho messo il silenzioso perché è veramente un piacere riceverli, però tutti insieme poi non ho il tempo per rispondere, però vi faccio così adesso in diretta. Ho la possibilità di ringraziare tutti gli amici, i parenti per questi auguri sinceri. Senti, sono arrivati ovunque, però la cosa più bella io credo per te, se ti conosco un po', sono i tifosi qua fuori che vengono a farti di persona. Vabbè, quello l'ho sempre detto e lo ribadisco perché loro sono la mia forza, quella che mi danno la forza di fare grandi cose con questa maglia e onorarla sempre, come ho sempre detto. Allora facciamo così, noi ti abbiamo preparato una sorpresa, abbiamo fatto gli auguri a tante persone all'interno di Trigoria, ai tuoi compagni, ma una cosa a cui tenevo in particolare è farti rifare anche dalla tua città, da Roma. Andiamo a vedere questa clip. Ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Il successo, la fama, i soldi e il potere hanno regalato notorietà e celebrità a molte persone, ma non a tutti è stato consentito di conquistare il cuore della gente. Quella è un'impresa destinata a pochi e solo coloro che vi riescono possono dire realmente di essere entrati a far parte del quotidiano, della vita delle persone, diventando fonte di ispirazione e un simbolo per un intero movimento. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più. Ma quanto fiato, quanta sanità, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei. Tanti auguri capitano, sono cresciuto con te, quindi per me è un'emozione doppia. Tanti auguri, ti amo. Gli faccio tanti auguri di cuore, ciao Totti. Tanti auguri Francesco, sei in grande. Tanti tanti auguri. Tanti auguri Francesco, spero che giocherai ancora tanti anni perché solo il pensiero di non vederti più a Roma mi mette paura. Ciao mio capitano, sono il venditore di tappeto. Ciao capitano. Tanti auguri di buon compleanno. Sei l'amore mio di tutti. Capitano, auguri. Auguri. Certo che a correre sempre, dici tu, quando mai ti fermi più. Tanti auguri e facci un altro tipo di go prossimamente. Buon compleanno da Yolanda. Certo sei un bel fenomeno anche tu. Farti prendere così. Franci, tanti auguri.
sono 37, sono direi abbastanza. Chi ti parla è Capitan Futuro, col cuore in mano. Questo Capitan Futuro è ormai una condanna per me, perché ho capito che tu non smetterai mai. Auguri, e poi ti aspetterò un bel regalo. Ciao. Sei il più forte, ti vogliamo tutti bene. Ciao Francesco. Auguri, auguri Francesco, tanti. Certo, proprio ci volevi, solo tu. E proprio e solo tu. Sei un grande, in campo e fuori. Felicidades, Francesco. Felicidades, Totti. Днем рождения, Франческо Тотти. From Russia. Gut Geburtstag, viel Glück. Gut Geburtstag, viel Glück. Gut Geburtstag, viel Glück, Checo. Gut Geburtstag, viel Glück. Capitano, feliciteer met je verjaardag. Geniet ervan en ik ben blij dat je bij hebt getekend. Che Dio ti benedica e che te continua a essere questa persona speciale. Essere giovane è una testa, allora tu sei giovane. Auguri. Sei uguale, dai, sei sempre tu. Un po' di meno, un po' di più. Auguri e come diciamo negli Stati Uniti, happy birthday. Dopo la strana storia di Benjamin Button, la strana storia di Francesco Totti, ogni anno che passa è un anno in meno, quindi tanti auguri per avere un anno in meno e essere sempre con noi. Ciao ciao. E gli auguri a Francesco. Auguri Francesco, tutto a posto? Dai auguri. Ciao. Auguri. A chi? A Francesco. Dai, guarda là. Guarda. Auguri per i tuoi 37 anni. 37 anni. Ok. Spegniamo la candelina insieme, dai. Soffiamo. Soffia. Che a correre sempre, dici tu, e quando mai ti fermi più. Allora Francesco, a te. È un'emozione, perché poi è normale sentire gli auguri dai compagni, da mio padre soprattutto, perché è la prima volta che fa un'intervista. Sì, penso. È vero, mai davanti alle telecamere. Mai. E il mister, lo staff, i dirigenti, penso che sono tutti tifosi. È un'emozione unica, un'emozione che ricorderò sempre, perché l'amore che ho nei loro confronti è indecifrabile. Senti, poi abbiamo una un po' più lunga di Daniele, l'abbiamo tagliata perché ha cominciato a parlare tanto, il microfono finiva più. E invece simpatico Bennasiano ti ha fatto sorridere. No, ringrazio Daniele, perché sai che con Daniele ho un rapporto particolare, speciale. Spero, da una parte spero che possa diventare il capitano prima possibile, però da un'altra spero più tardi possibile, perché vuol dire che ancora ho la possibilità di giocare. E sul discorso di Bennasiano, forte, però è tanto forte, che partita sta facendo. Devastante, un giocatore che nessuno si sarebbe aspettato potesse giocare in questo modo. Certo Francesco, insomma un primato, poi vediamo altre cose emozionali, però da primo in classifica, 5 partite, 5 vittorie, come la stai vivendo? Ma la vivo con serenità, con tranquillità, anche perché so che il campionato ancora è lungo, ci sono 33 partite ancora a disposizione. Sappiamo che ci sono squadre più forti di noi che alla fine sicuramente riusciranno a dire la loro, però non avendo le coppe abbiamo la possibilità di allenarci e di fare veramente una grande stagione. Poi è normale che in questo momento, essendo primi, dipende da noi. Senti, però oggi è il giorno un po' dei ricordi, allora pensa che nel 27 settembre del 2003 praticamente eravamo così accanto, la stessa maniera, però c'è stata un'irruzione durante il tuo compleanno. Andiamo a vedere. Io faccio entrare, eccolo qui, Antonio Cassano, qui uno mezzo a questi due talenti non me lo sarei mai sognato. Comunque va bene, allora. Secondo me il gol numero 7 col Parma, una cosa mai vista in vita mia. Come l'ha fatto pure lui? No, un gol mai visto in vita mia. Quello a Buffon, dici tu. Ma è una cosa strepitosa, mai vista in vita mia, però... Primo posto per quello, Antonio, dici?
primo posto in assoluto da quando io me ne intendo di calcio. Cioè? Ah, sì, che non me ne intendo. Ok, va bene. Posso riandare via? Antonio, giusto gli auguri a Roma Channel. Auguri a Roma Channel e al mio capitano pure, soprattutto. Al tuo compleanno commenteremo i tuoi gol. Ma il mio compleanno non si gioca, si sta in vacanza. Stiamo in ritiro. Vabbè, ritiro in ritiro. Grazie Antonio. Grazie a voi. Aia! E dunque abbiamo avuto questo siparietto. Mi sono becchiato più io, l'hai detto. Oggi ci sta però. No, è vero. Voi riesci, no? No, no. C'è posta per te. Ma. 10 anni fa, Francesco. Sei sempre uguale. No, i capelli sono cambiati. Vabbè, certo. Si sono biancati. I miei sicuro, no, i tuoi sicuramente un po' meno. E poi, sempre quel giorno, Francesco, abbiamo parlato di un record. Sentiamo ancora. Hai vissuto questa mattinata? 27 anni, ho sentito prima la conferenza stampa di Fabio Capello, ha detto questo è veramente l'età giusta per fare bene, l'età della maturazione per un giocatore, anche secondo te è così? Sì, penso quando sei a un'età del genere la maturazione è importantissima, perciò penso che più va avanti meglio è, perché un giocatore professionista quando arriva a una certa età arriva alla maturazione completa, e questo penso che ci sto arrivando piano piano e ne sono orgoglioso. Senti, ci tiene questo record, per esempio, diventare il principale marcatore in campionato della storia della Roma? Ma so che ci diventerò, questo lo so io personalmente, perché ancora ho 6-7 anni da professionista, perciò mi mancano 26 gol, spero che almeno quest'anno di farne 20 e poi il prossimo anno di battere questo record di Pruzzo, che non è semplice, anche lui di gol ne ha fatti tantissimi e belli, però avendo giocato tantissimi anni a Roma penso che ci riuscirò sicuramente. Ci sei riuscito, ho detto 6-7 anni, era il 2003, quindi sei andato ben oltre. Bugiardo sono. Amori, dico, ti sei sette. Poi se ci vediamo fra 10 anni. No, sicuramente no, Francesco, i record, le cose, però insomma sono poi emozioni particolari. Ci pensi in questi giorni, nel giorno del tuo compleanno, a tutto quello che ti è accaduto? Ma è normale che se torni al passato pensi a tutto, agli infortuni, alle vittorie, a tante cose positive. E fa sempre piacere vedere certe immagini e ricordarti soprattutto momenti belli. Francesco, no? Non ti facciamo intervista perché questo non è giusto, oggi è il giorno del tuo compleanno, però ti dobbiamo ancora qualcosa, ce la vediamo insieme, così poi altrimenti Rudy Garcia, se no poi si arrabbia, no? Devi allenare. Non vedo che guarda l'orologio. Grazie capitano, ancora tanti auguri. Grazie. Però adesso ci vediamo, l'applauso è di Bruno Conti, da un mito a un altro. Vieni Bruno, vieni un attimo solo. Vieni. Vediamo anche Bruno Conti. Poi fatevi gli auguri, dai. Oh, vabbè, qua veramente. Io vado alle 1:30 di notte, intorno. Immaginate. Allora, vediamoci insieme questi auguri per il capitano, dai. Ciao a tutti. Auguri. Sono 37. Sono, direi, abbastanza. Chi ti parla è Capitan Futuro, col cuore in mano. Questo Capitan Futuro è ormai una condanna per me, perché ho capito che tu non smetterai mai, però per quello che fai ancora adesso in campo, giusto perché sei te lo posso accettare, e farò una fascia con scritto vice capitano e accetterò. L'unica cosa che ti chiedo è, visto che di emozioni, di esperienze ne abbiamo vissute tante insieme, e che quest'anno è iniziato come io e te speriamo sempre che inizi l'anno con la nostra Roma, che continuerai a farmi vincere pure quest'anno e magari potremo aggiungere alla nostra storia qualcosa di più importante, di più bello, che poi è quello per cui io e te viviamo. E quindi tanti auguri, complimenti per il rinnovo, meritatissimo. E il prossimo rinnovo, ricordati che tu farai il dirigente, io lo dovrò fare con te, quindi mettiti la mano sulla coscienza e stiamo qua tutti insieme a te ancora per tanti anni, sembra. Tanti auguri. Auguri, grande, è un onore lavorare con te, grandissimo, auguri. Auguri capitano, è un onore lavorare con te. Auguri Francese, è un grande. Auguri capitano e un abbraccio forte. Ciao Fra, tanti auguri e mille di questi giorni.
Francesco, buongiorno, te lo faccio in francese. C'est un vrai plaisir pour moi que te souhaiter un joyeux anniversaire. Ciao capitano, auguri, eh. E poi ti aspetterò un bel regalo. Ciao. Gut Geburtstag, viel Glück. Gut Geburtstag, viel Glück. Gut Geburtstag, viel Glück, Checo. Gut Geburtstag, viel Glück. Ciao Francesco. Auguri e come diciamo negli Stati Uniti, happy birthday. Molto felice per te e averti come parte della squadra, della famiglia romana per molti anni. Happy birthday. Ciao Francesco, dopo la strana storia di Benjamin Button, la strana storia di Francesco Totti, ogni anno che passa è un anno in meno, quindi tanti auguri per avere un anno in meno e essere sempre con noi. Ciao ciao. Tanti auguri Francesco. Ciao mio capitano, sono il venditore di tappeto. Wow. Auguri e spero che puoi continuare a giocare così fino a 40 anni, come hai detto tu. È sempre un piacere essere con te. Ciao. Capitano, gefeliciteerd met je verjaardag. Geniet ervan en ik ben blij dat je bij hebt getekend. Tanti auguri al nostro capitano. Tanti auguri, unico grande capitano. Ciao Francesco, tanti auguri e per i prossimi almeno 5 anni gli auguri te li voglio fare qui a Trigoria, non fuori. Ciao. Auguri Francesco, tutto a posto? Dai auguri. Ciao, auguri. A chi? Francesco. Dai, guarda là. Guarda. Auguri per i tuoi 37 anni. 37 anni. Ok. Spegniamo la candelina insieme, dai. Soffiamo. Soffia. Je souhaite joyeux anniversaire à Francesco Totti. Je suis content d'être à Roma et de pouvoir fêter son anniversaire avec lui. Joyeux anniversaire et c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Ciao capitano, tanti auguri di buon compleanno e continua così perché va veramente forte. Ciao. Francesco, tanti auguri e tante buone cose. Altro 100 di questo, altri 100 gol. Che Dio ti benedica e che te continui a essere questa persona speciale. Capitano, auguri, tanti auguri a te. Abbraccio. Ciao capitano, tanti auguri. Un altro anno di vita meraviglioso, un abbraccio. Francie, ma quanti so? 37, ma dai, raccontala qualche d'un altro, sembri un fiore. Auguri Francie, complimenti, mi raccomando, sempre meglio. Ciao, un abbraccio. Quanti anni ha? 37. Capitano, ti ho conosciuto che eri un ragazzino. Un abbraccio di cuore Francesco, continua così, tanti auguri. Capitano, un buon compleanno. Essere giovane è una testa, allora tu sei giovane. Auguri.